Si è svolta sabato 13 aprile a Napoli la seconda edizione di Osanghe Kite VIP, l'evento promosso dal Club Lions Lamont Young, guidato da Gianna Mazzarella, per sensibilizzare le persone alla donazione del sangue. Un evento che ha visto il benemerito del Comune di Napoli nella persona del sindaco Luigi De Magistris, che ha istituzionalizzato la giornata come giornata cittadina ufficiale per la donazione. E che è stato patrocinato dall'assessorato alla sanità. A dare il via infatti alla kermessa nella giornata di sabato è stato proprio l'assessore Pina Tommasielli, che ascoltiamo ai nostri microfoni. Sono quelle belle gare di solidarietà che fanno bene anche agli amministratori in questo momento, perché significa che c'è questo feedback di energia positiva che serve a ricaricare anche noi in un momento in cui ovviamente abbiamo attacchi da tutti le parti, molti motivati, ma non certamente motivati nella violenza, perché si può parlare di tutto, si può aggiustare tutto in una città difficile e complicata, ma certamente non lo si fa né con le bombe carta, né con gli allarmi bomba nel Palazzo San Giacomo, né con, interrompendo il gasolio. Noi queste formule le rifiutiamo come sempre e siamo dalla parte della Napoli più bella, della Napoli migliore, di quella che mette in moto solidarietà, mani pulite e testa alta. E così i Lions, richiamando volti noti dello spettacolo a compiere un gesto di solidarietà, hanno messo su uno spettacolo a cielo aperto nella splendida Piazza dei Martiri per avvicinare i cittadini alla campagna. Giocolieri, trampolieri, musicisti si sono alternati sul palco insieme ai comici della scuderia di Comicamente, guidata dall'attore Michele Caputo, per intrattenere i tanti spettatori accorsi all'evento. Osanghe Kite VIP è un nome divertente per un qualcosa di serio, quindi siate seri, non ridete, ma ridete, però che donate, l'importante è donare, qualsiasi cosa voi facciate, col sorriso sulle labbra, donate il sangue, perché donare il sangue fa bene a voi e agli altri. Gianna Mazzarella, presidente Club Lamont Young, promotrice di questa iniziativa, un bilancio di questa giornata. Una giornata con Osanghe Kite VIP, bilancio meraviglioso, abbiamo raccolto tantissime donazioni, il tempo è stato clemente, abbiamo lavorato bene, ma soprattutto tantissimi volti noti ci sono venuti a trovare e anche tanti giornalisti ci hanno dato una mano nello svolgimento dei lavori. Il bilancio quindi buono, veramente buono, è importante donare il sangue, non bisogna mai dimenticare di farlo, anche come buona abitudine almeno una volta l'anno, perché donare il sangue significa donare la vita, e quindi grazie a Osanghe Kite VIP.